L'amico fraterno Antonio Postiglione, che questa sera qui a Torraca, in provincia di Salerno, riceverà insieme alla signora Palmina, che poi è la moglie dell'amico compianto Nino Postiglione, questo premio per i 41 anni di vita. Allora Antonio, intanto ti ringrazio tanto per questa bella opportunità che mi offri. Sono 41 anni di vita. La prima cosa che ti chiedo, un ricordo di papà Nino qui per noi di Maratea Web. Certo, lo dicevo prima in altre interviste, ovviamente un caro saluto a tutti quanti. E diciamo che io, nell'amico Tonino Luppino, che ci ha voluto omaggiare, invitare qui a Torraca questa sera, ho rivisto parte, diciamo così, di quello che era mio padre, personalità dalla verve, questo era il termine che utilizzava molte volte, insomma, il mio papà, dalla verve molto forte, accesa, con una passione che certe volte va al di là anche, diciamo così, di quelli che possono essere i problemi personali e quant'altro, perché le radio libere, come ben sapete, sono nate e all'inizio, diciamo così, anche prima della sentenza che le ha liberalizzate, sono state pirate, no? E quindi questi pionieri, queste persone rischiavano, diciamo così, anche a livello personale, per portare avanti un progetto, per portare avanti un obiettivo che grazie, in questo caso, diciamo così, al fondatore Nino Postiglione, oggi è ancora qui in piedi mentre stiamo effettuando questa intervista. È proprio il compleanno di Radio Potenza Centrale, che è nata intorno alle ore 20:20 del 23 luglio 1976, in maniera ufficiale, se così possiamo dire. Per cui sicuramente, diciamo, è una cosa di tanto orgoglio, ma anche ci riempie, diciamo così, ci dà un senso di responsabilità non facile da portare avanti. Insomma, ci sentiamo molte volte, mi sento, parlo per me, molte volte, qualche volta anche non all'altezza di poter portare avanti questo progetto, però ci metto del mio, insomma, e faccio il possibile. E lo fai non bene ma benissimo, anche perché i numeri parlano chiaro. Radio Potenza Centrale è la radio lucana più ascoltata nel meridione d'Italia, e dunque Antonio, ti chiedo, ecco, di in questa occasione del compleanno, ecco, di fare anche un piccolo ricordo, e quindi magari, se ti viene, ecco, da nominare un po' di collaboratori che insieme a te fanno grande poi Radio Potenza Centrale. Ecco, io voglio fare una parafrasi, Francesco, non so se, non voglio scadere nella volgarità, è un po' forte, però se me lo consenti la faccio. Radio Potenza Centrale, nella famiglia, diciamo, del fondatore, nella famiglia Postiglione, è stata ritenuta sempre la sorella. Nino Postiglione ha due figli, io e mio fratello Giuseppe. Radio Potenza Centrale, oggi 41 anni, è la sorella maggiore, no? Beh, purtroppo, diciamo, nel mondo delle radio, come succede magari qualche volta con le donne, no? Ci sono delle persone che si avvicinano per interessi, per, fra virgolette, sfruttare delle situazioni e quant'altro, perché il traino, diciamo, lo hai appena detto tu, l'ascolto è proprio enorme. Per cui chiaramente ne abbiamo viste, diciamo così, di cotte e di crude, ne sono passati a migliaia, diciamo così, di collaboratori. Io voglio ricordare su tutti il nostro ancora attuale speaker Emilio Vignola, che potrei definirlo anche quasi un cofondatore insieme a papà di Radio Potenza Centrale, al tempo Radio Potenza 1 Centrale, e poi anche gli altri colleghi che oggi sono diventati colleghi radiofonici, che sono nati nella nostra emittente quando io personalmente non ero ancora nato, e poi hanno giustamente deciso di prendere una propria strada e quindi continuano, diciamo così, questa scia di libertà nel mondo dell'etere. Antonio, tantissimi auguri per altri 41 anni, ecco, di conduzione radiofonica alla grande, come voi sapete fare. Grazie, e ovviamente sappiamo che in questi giorni è anche il compleanno di Maratea Web Radio, sì, se non sbaglio il 26, sì, quindi auguri alla piccolina, la sorellina, siamo tutti, diciamo, bello, così, grazie, fratelli, grazie, e sorelle, quindi auguri a Maratea Web Radio e altri 100 di questi giorni, grazie, anche a voi. Grazie Antonio, a presto, ciao ciao. Ciao.